Bentornato Gooder, bentornata. Andiamo a vedere come accedere al Microsoft Windows Store. Brevi nozioni per poter poi avviare la procedura per il download a Windows 8.1. Cos'è? Innanzitutto una premessa obbligatoria. Non ti parlerò naturalmente della struttura dei negozi fisici della Microsoft, ma esclusivamente del negozio Microsoft Store online è un negozio virtuale disponibile solo via internet che vende prodotti fisici e programmi l'acquisto dei prodotti fisici naturalmente prevede una spedizione classica mentre quelli di natura virtuale come i programmi possono essere anche scaricati praticamente da subito dopo l'acquisto semplicemente grazie alla connessione internet come accedi Requisiti fondamentali per l'accesso al Microsoft Store sono quelli di possedere un account Microsoft, già visto nella lezione precedente. In possesso di tale parametro potrai accedere al negozio via browser oppure tramite il sistema operativo dopo aver avviato il computer ma tramite il tuo account Microsoft. In questa lezione infatti ti parlerò del modo di accesso. Utilizzando il sistema operativo in modo da poter così scaricare eventualmente applicazioni, giochi, libri, sincronizzare i tuoi dati personali ed altro ancora. Lo scopo di questo accesso non è tanto quello, naturalmente, di spiegarti come utilizzare appieno il negozio, ma specificamente come poterlo impiegare per trasformare la tua versione di Windows 8 in Windows 8.1 tutto in maniera gratuita. A questo punto potrai senz'altro avviare l'accesso. Come dalla schermata Start di Windows 8 troverai una piastrella, un pulsante con la scritta Store. Qui rappresentato da questo screenshot. Cliccandoci sopra avvierai la procedura per accedere al negozio online. Una schermata colorata, tipo questa, con un'immagine di una borsa con il marchio Microsoft ti intratterà per qualche secondo. Successivamente avuto accesso allo store compariranno vari riquadri, varie immagini rappresentanti alcune categorie sui quali potrai cliccare per poter scaricare gratuitamente o a pagamento programmi o file generici. Le sezioni saranno svariate e potrai visionare i singoli componenti della categoria scegliendo tra le sottosezioni gratuite o a pagamento oppure nuove. Una rappresentazione dei libri gratis disponibili nello store. Cliccando sopra uno di questi pulsanti, entrerai nella sottosezione che ti mostrerà la lista di ciò che ti offre il negozio in quella categoria. Ora dovrai scegliere l'articolo, visionarlo ed eventualmente scaricarlo. Se è un programma, lo installerai sul tuo computer, parentesi anche sul tuo dispositivo mobile. Se invece è un file, lo scaricherai e potrai visionarlo appena terminato il download. Terminato di visionare il negozio potrai abbandonarlo semplicemente chiudendo la maschera alla finestra oppure accedendo ad altre sezioni del sistema operativo. Ad ogni accensione del computer l'accesso allo store sarà garantito, ma solo se accederai al sistema operativo dietro le credenziali relative al tuo account Microsoft. Quindi, tramite l'email che troverai già preimpostata nel campo relativo e ti sarà sufficiente digitare la password per accedere al sistema operativo e successivamente al Microsoft Store. Bene Gooder, andiamo a vedere come accedere al Microsoft Store. Facciamo apparire la Charms Bar, andiamo su Impostazioni. Modifiche impostazioni PC e clicchiamo sulla sezione Utenti. Come puoi vedere, a questo punto mi trovo tramite un account locale. Dovrò passare ad un account Microsoft inserendo delle credenziali con i quali mi sono iscritto. Avendo già avuto accesso tramite un indirizzo email, dovrò semplicemente digitare l'indirizzo email di iscrizione. Al termine, clicca su Avanti. Verrà verificato l'accesso al Microsoft Store. A questo punto sarà sufficiente inserire la password con la quale mi sono registrato e cliccare su avanti. Dopo qualche secondo, se tutto funziona correttamente, avrò la possibilità di accedere all'account Microsoft. Qui avrò la notifica che dal prossimo accesso a Windows dovrò utilizzare queste credenziali. Clicchiamo su Fine e attendiamo il risultato. A questo punto come puoi vedere sarò passato a un account Microsoft tant'è che posso decidere di tornare a un account locale cliccando su questo pulsante ora torniamo alla schermata start e andiamo a cliccare sul pulsante Microsoft Store dopo qualche secondo potrò accedere al negozio Microsoft Store come puoi vedere una volta avuto accesso allo store potrai Individuare la categoria delle applicazioni che vorrai visionare ed eventualmente installare, un'ampia scelta è fornita dal Microsoft Store per visionare ed installare un'applicazione individua innanzitutto la categoria, dopodiché potrai scegliere se visionare le applicazioni a pagamento, quelle gratuite, oppure le ultime novità. Ti chiamo in questo caso. Nella categoria notizie e medio andiamo a visionare quelle fornite gratuitamente. Qui avrò riportata la lista delle varie applicazioni. Supponiamo di voler scegliere il medio, cliccando sul pulsante relativo potrò accedere alla descrizione di questa applicazione. Qui posso visionare una descrizione dell'applicazione o degli screenshot. Esplicativi che mi danno un'indicazione di massima di quel che sarà questa applicazione posso leggere i dettagli ed eventualmente le recensioni fatte dalle persone dopo aver deciso eventualmente per il download vado a scaricarla ed installarla cliccando semplicemente sul pulsante installa attendo il tempo necessario affinché avvenga il download dell'installazione la notifica dell'installazione la ottieni in questo momento in alto a destra qui puoi visionare il processo di download e al termine l'installazione avrà luogo ecco che si sta installando l'applicazione l'applicazione è stata installata ora sarà sufficiente andarla ad avviare eccola qua completamente in mostra dopodiché non ti resterà che interagire con la stessa Ora, senza scendere nei dettagli della funzionalità, torniamo allo store. Come puoi vedere, c'è un'ampia possibilità di scelta in base alle tue necessità. Parentesi è che queste stesse applicazioni potranno essere utilizzabili anche sui dispositivi mobili che installano ovviamente il sistema operativo della Microsoft. Nella prossima lezione. Inizierò a parlare di Windows 8.1. Ora, come sempre, un forte saluto. Ciao, a presto da gallo e dalla prossima!